Robby, fammi il countdown per il Chuck e benvenuti in questo video. Alla Piero Pelua. Benvenuti in questo nuovo video sulla provinciale 72 di Lecco, che ci porta e lui decide di uscire così di scena lungo il lago di Como. Destinazione di oggi: Passo dello Spluga. Adesso siamo all'interno di Mandello dell'Ario, rinomata e famosissima città del rinomato e altrettanto famosissimo marchio della Moto Guzzi, che vediamo qua nella rotatonda. Il vecchio qua, caro Giancane, ci ricorda che vecchi di merda è dietro l'angolo. E quindi, guarda, nei miei video si sentono tantissime volte "quindi è bello". Oggi cercherò di non dire "bello". Amazing, addirittura quasi siamo proprio sul British. Oh my god, incredible! Unbelievable mi piace. Unbelievable lo utilizzeremo oggi. E quindi... And so this is Christmas. Giustamente, peccato che non te senti. Ci ribecchiamo più tardi. Eccoci qua! A Chiavenna! Frazione Bette. E quindi siamo in salita verso il passo dello Spluga. E te l'ho detto 3 secondi fa, sto registrando. Io spero si senta, ma dubito che si senta. Ti ripeto, ti doterò quanto prima di microfono e GoPro. Bellissima domanda, Robby. Non mi ricordo quanto è alto il passo dello Spluga. Dovrebbe essere 2200 metri circa. Vado così ad occhiometro. Per chi guarda il video lo vedrà in questo preciso istante qua sotto. È bello, bella la post-produzione, ti permette di fare cose sensazionali. Oggi siamo tornati in sella al Ducatone, che è stato per un po' di tempo dai ragazzi di Nova Car Detailing, che ho conosciuto grazie all'influencer nonché youtuber Luca Salvadori, dove ha portato a wrappare il suo BMW M2. E vedendo l'ottimo lavoro che hanno fatto sulla sua macchina, riuscirò a parlare e fare questi tornanti? Sarà molto interessante, scopriremo. Questo larghissimo, andiamo benissimo, andiamo. Ho deciso quindi di portare il mio Ducatissimo dai ragazzi per farlo lucidare e per fargli riprendere un po' di giovinezza. Infatti è venuto fantastico. È stato fatto un detailing completo, quindi una decontaminazione per iniziare. Quindi... ma che cos'era? Era un elicottero, non era un'ape, era una navicella spaziale. I ragazzi di Nova Car Detailing, tra le urla di Roberta, non era là Roberta mentre loro lavoravano, fortunatamente si sono presi cura del mio multistrada procedendo con una decontaminazione. Quindi hanno fatto prima un lavaggio con degli sciampi appositi pH specifici per la decontaminazione sia della carrozzeria che del motore, quindi tutte le parti metalliche, in modo tale che ovviamente con pH specifici fosse quantomeno aggressivo possibile. E poi si sono portati avanti con la lucidatura di tutte le parti, che sono venute bellissime, sono tornate a specchio. E poi, come ultimo step, hanno applicato un nanotecnologico. No, non è quel nanotecnologico. Non è l'ottavo nanotecnologico, no. Se avete dei dubbi, se volete un preventivo, se volete delle info sui nanotecnologici, rivolgetevi ai ragazzi di Nova Car Detailing. Vi lascio i loro contatti nella descrizione qui sotto del video. Devo dire che mi sta piacendo un casino sto passo. È un paesaggio pittoresco. Guardalo, un pony! Quanto è bello lui! Un pony! Era piccolissimo! Secondo me non c'è lo stesso gusto di farsela in moto. Poi uno vuole salire in macchina, boh, va in macchina, per carità. Aglio.
Quindi, Roby, cosa pensi dello Spluga? Ok, quindi c'è una flora fantastica, una flora incredibile. Ok, concordiamo, il paesaggio è un qualcosa di epico. Decisamente anche troppo freschi se sta sopra. Esatto, il sole splende come non ha mai splenduto, spleso, e il fresco fresca come non ha mai frescolato, non lo so, frescato. E quindi stiamo riscendendo dallo Spluga. Adesso ci rispareremo tutte e 51 i tornanti a scendere. Sarà molto divertente, ma ce la faremo. Sta diga, Roby, è quella che ho ripreso. Ho dronato al contrario, cioè ho dronato convinto che dronando in questo lato in realtà stessi dronando sulla Svizzera, e l'altro lato invece pensavo fosse la parte italiana, e poi ho scoperto che in realtà il drone stava rientrando dal lato opposto. Quindi senso dell'orientamento 0,5, una scala da 1 a 1 miliardo. Penso che anche un comodino avrebbe più senso dell'orientamento di me. Ultimo tornante affrontato, registrazione avviata, e possiamo dire di essere tornati quasi nel mondo reale, perché quello era un mondo irreale, era un qualcosa di fantastico. Non abbiamo ancora pranzato però, quindi dobbiamo trovare un posticino dove mangiare. Bello quel ponticello, simpatico, io non lo farei mai poi mai. E se poi te ne penti? Sulla via del ritorno siamo stati in grado di affrontare tutti e 52 i tornanti senza accappottarci. I tornanti li ho fatti, posso accappottare pure tra 3 metri, però i tornanti li ho fatti, 104 tornanti li ho fatti. E ci dirigiamo verso il primo supermercato a questo punto, perché essendo le 3:20 penso che difficilmente un ristorante ci faccia accomodare per mangiare. Vero, signora? Va benissimo così, signora, non mi senti? No, dovresti alzare forse il volume del tuo interfono. Ah, me ne vado. E quindi probabilmente l'interfono... Ciao, Cellular Line, vuoi regalarci due interfoni nuovi? Eh? Senti come scoppietta, se pa, pa! Mamma mia, che goduria! Non si sentirà dal microfono, però scoppietta che è una meraviglia. Stavo provando a registrare prima, per dire che eravamo arrivati sul lungo lago di Lecco, ma ho trovato al volo il baretto e quindi mi sono fermato immediatamente perché avevamo bisogno di ristorarci, e si ritorna verso Bergamo. Ora, siccome la strada non è nulla di entusiasmante a parte il lungo lago di Lecco, direi che il video, qualora dovessi pubblicarlo, finisce qui. Danke schön per la visione, visto che oggi è stata una giornata un po' schwitzerland, un po' tedesca. E vi rimando al prossimo video. Ovviamente se il video vi è piaciuto schiacciate il tastino mi piace, se il video non vi è piaciuto schiacciate il tastino mi piace. Iscrivetevi al canale, tastino rosso sotto. Nelle descrizioni vi riporterò i riferimenti di Nova Car Detailing, che ancora ringrazio per il loro lavoro prezioso. L'elisir di eterna giovinezza ce l'hanno e ve lo possono proporre tranquillamente per qualsiasi tipologia di moto. Saluti e abbracci. Roby saluta con la mano. Brava. Ciao a tutti. Ognomo. Tanto se ci fermiamo a mangiare qua dopo. No, ti prego, fammi fare una cosa. Dai, Roby, ti prego, io ti voglio bene. Mi metti come nanotecnologico. Oh, madonna. No, non vuoi. Nanotecnologico. Oh, mamma mia. Io penso al tuo video. Ma il mio video, come faccio a mettere nanotecnologico così? Oh, è una vita brutta. Cioè, devo gironzola con te. E tu mi fai fermare, fa foto a qualsiasi cosa. Va bene essere social. Questo è sequestro di persona.